Eccoci a The Wavelet Show con Cristian Gastón Ilián. Tu sei argentino, sei nato a Buenos Aires? Nato a Buenos Aires. La patria del tango. Grandissima città, se non sei mai stata, te la raccomando. Non sono mai stata, sogno di andarci. Sognavo già quando uscì quel film, interpretato proprio in modo stupendo da Madonna, dedicato alla vita di Evita Perón. Eva Perón, sì sì. Evita. Straordinario. Evita, sì. La Buenos Eva Aires, piccolina. Lo dice anche la parola, no? Buenos Aires, no? Aria buona. Aria buona, nel senso. Wow. Vabbè, Buenos Aires. Poi c'è Corso Buenos Aires a Milano, dove di aria buona non ce n'è tantissima. Abbiamo parlato di iLobby, accennato ad iLobby, che è questo tuo progetto di connessione, di mettere insieme cervelli, persone, creatività, idee, eccetera, eccetera. Però ne hai parlato come di una filosofia di vita che tu ti porti appresso nella vita di ogni giorno. Strettamente collegato ad iLobby c'è anche. C'è anche Super Brands. Super Brands. Super Brands. Parliamo di Super Brands. Che Cristian, bella storia. So che sei stato nominato nel 2020 Brand Ambassador di Super Brands, che è una realtà che esiste già da un po' di tempo nel mondo. In Italia è arrivata da pochino. Ma 5 anni forse, più o meno. Sì, più o meno, ma tutto è collegato. Ho conosciuto questo grandissimo editore, proprietario della rivista Business, Giovanni Bonani, che già collaborava con Super Brands, un ragazzo di una simpatia unica, se lo conosci, va bene. Me lo presenterà, ce lo presenterà. Ha una battuta sempre pronta, un carisma, un'anima pura, una persona molto brava anche nel lavoro che fa. E mi ha proposto, no? Mi ha detto, ti presento, Super Brands. È nata una prima collaborazione per il premio che si è consegnato nel 2019 alla Fabbrica del Vapore, no? E da lì mi hanno proposto essere il Brand Ambassador 2020 di Super Brands. Wow. Un gruppo che già stiamo mettendo delle idee, anzi c'è una grandissima novità che posso anticiparvi. Vai, ci piacciono le novità. Che ci sarà la Super Brands TV quest'anno anche. La Super Brands TV? Sì, 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 sì. On the web, come sarà questa TV? Sarà on the web, on demand anche, con tantissimi imprenditori di tutti i migliori brand che ci sono oggi in Italia. E non posso dire più sorprese, ma ci saranno ancora delle sorprese molto, molto interessanti. Ma che spettacolo! Questi brand, a parte farsi la pubblicità attraverso il canale televisivo, proporranno dei contenuti all'audience. Esattamente. Mirati per contenuti il target. Mirati. Non posso dare più sorprese, oh, però. Senti, ma spegniamo tutto. E ok, mi ti racconto. Tu mi racconti tutto. Comunque sia, per ora possiamo dire questo ed è già una bellissima chicca che suppongo la maggior parte di chi ci guarda ancora non sapeva. Abbiamo parlato di vita, abbiamo parlato di alti e bassi, abbiamo parlato dell'atteggiamento migliore per affrontare la vita. Ecco, se tu dovessi paragonarti all'acqua, qual è la caratteristica della vita, di questo elemento che ci dà vita, che in qualche modo trovi assomigli di più al tuo carattere, alla tua identità, al tuo vero Cristian? È l'acqua che scorre, è l'acqua di un lago che accoglie, è l'acqua della pioggia, è un manto di neve? Come ti vedi e perché? Perché attraverso questa metafora io vorrei conoscerti di più. E le metafore sono un linguaggio universale che scava appunto al di sotto della superficie e ci dà il cuore di Cristian. E con questo concludiamo il nostro. E con questo mi hai fatto una bellissima domanda. Grazie. Sono contentissima. Alla quale ho la risposta subito. Vai. Be water, my friend. Bruce Lee. Brava. Lui ovviamente spiegava, no? Sì, come l'acqua. Adattati ad ogni situazione. Nel bicchiere l'acqua si trasforma nel bicchiere, no? Nel certo. Senso, sì, come l'acqua, e adattati costantemente. E nello stesso tempo sii forte, perché immagina, basta una goccia d'acqua che però con decisione e sempre cada nello stesso punto, buca una roccia. Mi immagino che hai visto anche il film The Founder, la storia di McDonald's con Michael Keaton. No, non l'ho visto. Non l'ho visto, ma è un film che ho nel cuore e dovrò recuperare il tempo. Che lui dice il segreto è la perseveranza. L'insistere. L'essere sempre. Costanti. Circondatevi di persone positive e che vi appoggino sempre, che quella sia un grandissimo segreto, perché sennò piano piano
uno deve essere se stesso, ogni tanto bello, ogni tanto più bruttino, adesso sono un pochino più grasso. Io ti ho conosciuto oggi, ti ho incontrato di persona, ho visto un gran bel ragazzo. Ragazze, cosa dite voi? È un grazie. Gran bel ragazzo. Dopo commentate. Ecco, commentano. Poi sono fidanzato. Però. Ecco, allora limitatevi a guardare e non se, toccare. Se no dopo a casa, no? Se no poi a casa devi fare i conti. Be Like Water, ti identifichi in qualche modo con un movimento dell'acqua, un modo in cui si manifesta o semplicemente è il motto con cui ci vuoi salutare? Semplicemente il motto. È il motto con cui ci vuoi salutare. Oltre a quello di insieme siamo più forti. Insieme siamo più forti e la frase che mi accompagna per sempre, io ancora non ho figli, però è stato il mio primo figlio creativo che porto e porterò con tantissima passione e quest'anno sarà l'anno perché sicuramente nasceranno nuove collaborazioni, nuove sorprese, nuovi movimenti, nuovi sogni perché io amo essere in movimento. E l'acqua è in movimento, se acqua buona è in movimento, quella stagnante non ci piace. Detto questo, l'appuntamento è alla prossima, The Wavelet Show vi saluta, questo è un Ondina Wavelet Diary nel suo viaggio dell'eroe e Christian è di fatto un mentore, è una persona che si incontra, della cui esperienza e creatività far tesoro perché sei uno spunto da cui prendere ispirazione. Quindi grazie Christian per aver accolto il mio invito. Grazie a te Jasmine, è stato grazie bello, a tutti voi e ci vediamo presto. Ciao!